Noi abbiamo preso l'impegno che di fronte al fatto che il governo è venuto meno all'impegno firmato dal Presidente del Consiglio il 14 agosto, è chiaro che dal momento in cui quel decreto legge diventa legge, il governo straccia quel patto e quindi il sindaco di Napoli non si sente assolutamente più vincolato a mantenere quella firma. Noi faremo un atto pubblico, un atto ufficiale, ritireremo la firma e si apre su Bagnoli un elemento sicuramente di rottura istituzionale tra il governo e la città di Napoli. Insomma, Napoli, per farla breve, è la terza città d'Italia, è la capitale del Mezzogiorno, non può essere espropriata del proprio ruolo né i cittadini, né il Consiglio Comunale, né il sindaco. Quindi noi siamo disponibili al dialogo, ma ci vuole rispetto nei confronti della nostra città, anche perché noi abbiamo dimostrato con i fatti di saperci muovere, non siamo la politica di quelli che si mangiano i soldi pubblici o non li sanno spendere, non siamo né speculatori né immobili, l'abbiamo dimostrato al governo, quindi il Presidente del Consiglio ci chiami quando vuole e noi daremo la svolta su Bagnoli. Ci attendiamo da questo punto di vista che il decreto legge non venga convertito. Se viene convertito, il governo ha tradito Napoli e Napoli metterà in campo ogni azione giudiziaria conseguente, ogni iniziativa popolare sarà sostenuta, a cominciare dall'iniziativa del 7, dove il sindaco e la giunta staranno in piazza insieme a quella città che dice no ai poteri commissariali, no alla speculazione, no alle mani sulla città, no alle cricche e sì alla politica dal basso.